Dallo stadio Sciorba di Genova ben ritrovati vecchi cuori rossoneri all'ascolto e in visione da parte di Luca Brivio. Siamo pronti a vivere con voi tutte le emozioni di Genoa-Milan. Tiro dalla distanza di Victor, palla parata. In qualche difficoltà da Calvani, poi ancora Magni al cross, non ci arriva Stalmach, Bakune la mette in mezzo ancora, palo, palo del Milan. Pericoloso due volte nel giro di 30 secondi. Rossi, colpo di testa, traversa, poi ancora Sarpa in acrobazia. Milan che ha rischiato tantissimo, minuto 25. Punizione battuta corta da Victor, poi il cross. Palla che resta lì, il tocco molto pericoloso di Bonomi in area piccola, palla che sfila fuori. Parravicini che la mette giù. Sarpa, dove arriva Raver che rischia tanto, rischia troppo, qui ci facciamo del male da soli. Incredibile rigore regalato in apertura di secondo tempo al Genoa. Parte Rossi con il destro e spiazza Rever per il vantaggio del Genoa. Sia palla sulla destra per Scotti che ora crossa meglio rispetto a prima. E il pallone in gol per Magni, eccolo qua! Il graffio di Vittorio Magni, primo gol in campionato per il nostro esterno. Secondo gol in stagione, il primo in campionato per Magni che ha segnato anche in Coppa Italia primavera. L'assist di Sala, non di Scotti, bello il traversone, prende il tempo sull'uscita sbagliata del portiere. Attenzione qui a Sarpa che si infila in zona area di rigore, il cross centrale tutto solo e subiamo il gol del 2-1, incredibilmente. La corsa di Magni sulla sinistra, servito. Ancora Vittorio per Sia, bella palla, Sia, tunnel in area di rigore, palla che resta lì, la tiriamo in porta, la palla ancora buona per Camarda, non ci credo, non ci credo, non entra il pallone neanche con azione rugbistica. Bakune ha tirato, poi Camarda, palla che è rimbalzata addosso, incredibile, incredibile finale di partita. Victor, che vuole tirare dalla distanza, la traversa, ma dai, ma non ci credo. La traversa, 94esimo, quando si dice partita maledetta, ragazzi, vuol dire questo. Forse un recupero nel recupero. E invece non c'è recupero nel recupero, fischia addirittura prima l'arbitro che ha fatto segno, sì sì, faccio recuperare in più, meno male. Abbiamo messo tutto quello che potevamo in campo, da parte nostra è davvero tutto. Un abbraccio, un saluto e sempre forza, vecchio cuore rossonero.